quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fa il lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono il nero sul barcone. Sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha 20 anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso facci un giro e poi mi dici, poi. Io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta posizione che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai domandato un fido, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso vacci a fare un giro. Sana in questi tempi così difficili. Dai, si è rilassato, respira, perché lui si emoziona ancora tantissimo. Dietro le quinte era tutto, no, teso, certo. È andata bene. È bella questa cosa dell'emozione, no? No, ma ce lo siamo detti adesso, al di là poi del fatto proprio tecnico emotivo, però per chi deve raccontare delle storie che hanno sicuramente un sottofondo, un retrogusto molto emotivo, è quasi necessario, proprio da un punto di vista comunicativo, essere emozionato, se no non succede niente, la comunicazione non avviene. Invece è avvenuta, possiamo rassicurarlo. Cioè, lo faccio apposta. Senti, Nicolò, questo pezzo dal tuo album, intanto si chiama l'album Tradizione e Tradimento, no? Sì. Tradizione, vabbè, tu sei la tradizione del cantautorato italiano, ma tradimento, chi hai tradito?
Non sembri uno che... Non è la faccia di uno che tradisce. Champagne. No, nel senso che ovviamente il tradimento, al di là del fatto, diciamo, morale o quello che colleghiamo più facilmente alla coppia, in realtà è un modo non spesso... Non è gossip, non fa parte, no, perché no. Siamo abituati solo a quel tradimento, ci sono altri tradimenti. No, il tradimento in qualche modo è aprire una nuova via, provare anche a tradire se stessi, nel senso ad andare oltre, a mettersi in discussione, provare un'altra via che non sia quella tradizionale intesa come quello che ti è stata consegnata dalla tua storia, dalla tua famiglia, da quello che sei stato fino a quel momento. Allora, provare, a volte è un momento di via. È un momento di cambiamento, di evoluzione. Sei stato anche fermo un po', no? Nel senso che sei tornato con questo disco, no? C'è una famosa frase: cosa hai fatto in questi due anni? Ho guardato dalla finestra, no? Sì, oppure sono andato a letto presto. C'era una volta, tu che hai fatto? No, vabbè, ho vissuto e ho sperato da un certo punto di vista di vivere sufficientemente cose importanti, emozionanti, che valesse la pena raccontare. A proposito di Vano Fossati, l'hai che sentito, vedevo, che l'ho visto assolutamente. No, perché ricordavo appunto a questo proposito una frase di Ivano Fossati, che diceva, quando pensava di voler smettere di fare la carriera del cantautore, dello scrivere, era per tornare anche a guardare la realtà semplicemente per quella che è, e non guardarla sempre con gli occhi di chi cerca di descriverla, cioè vedersi un tramonto, gli occhi di una donna, una macchina, non come un potenziale punto di partenza per una storia, ma semplicemente per quello che sono. E magari senza fotografarla col telefonino, perché senza io anche fotografarla. Questo, cerco di non fotografare, mi tengo, anche se mi piace. Beh, la nostra memoria, tutto, no? La nostra memoria è messa in discussione in questo senti periodo. Io sono l'altro, non è naturalmente tu ci inviti a metterci nei panni degli altri, cosa molto complicata, perché anche noi siamo ormai immersi un po' di narcisismo, egoismo, eccetera, ma perché ci dobbiamo mettere nei panni? È faticoso, Nicolò. È faticoso, ma noi siamo circondati dagli altri, e per altri evidentemente non si intende solamente i diversi, quelli più tecnicamente o visibilmente diversi, no? Gli altri sono allo stesso tempo quelli che ci complicano la vita, anche nella nostra banale quotidianità, sono quelli che però ce la possono anche salvare, evidentemente. Io sono insomma l'altro, perché tu hai paura a venire. No, in genere. Ovvio, ce lo siamo detto, perché la televisione è un luogo che ha una temperatura. Poi bisogna farci pace. Devi fare effettivamente. Pace. Sai, posso dire applauso di pace? Grazie. Di pace. Una cosa ti volevo dire, ho letto una critica bellissima di questo tuo disco, che la volevo dire, c'è un brano che arriva come un arcobaleno dopo un giorno di pioggia a sorpresa, senza alcun preavviso. Ma tu sei un po' un arcobaleno, ti posso dire? Io ti voglio fare una domanda, perché... Sono molto colorato. Sì, sì, no, vabbè, c'hai molti capelli, però tu fai un po' questo effetto, anche umanamente, nel senso che sei pacato, sei gentile, anche se la vita non è stata sempre generosa con te, lo sappiamo, tu mantieni questa grazia serafica. Io voglio sapere qual è il tuo segreto, perché a me invece mi partono... No, quello che evidentemente... Anche loro? No, per dire, io no, quello che appare come calma, evidentemente, è semplicemente il mio tentativo di tenere a bada le esplosioni che ho dentro, quindi è una cosa che indubbiamente mi viene naturale, ma è come se fosse quella, sai, quella schiuma che vedi sul mare, sempre torna al mare, sul mare, mare. Sul mare, quando c'è stata un'esplosione subacquea, no? Quindi in realtà no, la mia vita non è quieta. Però è vero che la musica è sempre stata la mia medicina. La tua terapia. La mia terapia. E anche il furgone. No, scusa. Ti piace questa cosa del furgone? No, tanto, perché io, lui, grande e grosso, perché adesso comincia ad averci pure un'età. No, sì. Non si può dire con grazia. Sì. Però tu devi partire, guarda come ridono i musicisti. Eh sì, perché... Cioè adesso spartirai col furgone. Cioè ci sono tanti mezzi di trasporto. Ma te, se non fai la tournée in furgone, non se ne va. È vero? Non è tournée. Ma che è sta storia del furgone? Ma è una... È una piccola protezione, un piccolo conforto, è una consuetudine che rende qualcosa di estremamente emozionante, come l'andare ogni sera a suonare in un luogo diverso, qualcosa che
è familiare. E allora non solo il furgone, ma io ammetto, loro lo sanno, ho un posto preferito che è esattamente quello che è dietro al guidatore, quindi posto finestrino dietro al guidatore, che fra tutte le emozioni che possono imperversare, tutte le differenze di luogo, di città ogni giorno, quello è la mia costante, no? Una sorta vuoi di, che te lo di baricentro. Sì, sì, so non che c'è una sorta di quel posto, Niccolò, sì, 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 nel sì, furgone. Grazie Niccolò Fabi. Grazie a tutti. Grazie.